E dunque proseguono le vendite in Europa, avvio in rosso per le borse del vecchio continente. In questo momento lo Stoxx Europe 600 segna un calo dello 0,39%, mentre Milano cede lo 0,41%, quota 22.079 punti in questo esatto istante. Andiamo a vedere ecco rapidamente anche quali sono i titoli più acquistati e più venduti. Resta il comparto oil and gas in testa a Piazza Affari con Tenaris, Saipem, Eni nella cinquina dei titoli migliori, dentro anche Leonardo e Telecom Italia. Tra i titoli invece più penalizzati li andiamo a vedere insieme tra i peggiori: STM, Stellantis, Buzzi Unicem, Moncler e Banca Mediolanum. Noi siamo in compagnia di Salvatore Gazziano, Soldi Expert SCF, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, un avvio in rosso anche quest'oggi per le borse in Europa, possiamo dire che il rally estivo ormai si è esaurito, ecco, e quanto dobbiamo stare attenti a quella soglia dei 22.000 punti per Milano, perché siamo veramente poco sopra? Beh, sicuramente abbiamo visto in questi mesi queste soglie, diciamo, più che altro psicologiche, perché i mercati in queste fasi hanno dimostrato di poterle rompere sia al rialzo che al ribasso, perché comunque veniamo da alcuni mesi in cui comunque, nonostante il pesante andamento del primo semestre, quando quasi nessuno se l'aspettava, il sentiment anche degli investitori istituzionali era posizionato fra i più bassi a livello storico, quasi a livello del 2008, i mercati a un certo punto hanno invertito la rotta e il Nasdaq addirittura è arrivato a rimbalzare di più del 20%, anche lo Standard Poor's 500, addirittura alcuni settori tipo il biotech ha fatto più 40%, quindi è difficile ragionare su termini di supporti e resistenze in mercati condizionati da fattori così esogeni come guerre, petrolio, tassi di interesse. Sicuramente Piazza Affari in questo momento paga il fatto di essere un listino dell'area vecchio continente Europa, che sappiamo che è molto condizionata dal prezzo del gas e delle materie prime, ed essere insieme alla Germania fra i paesi più importanti a livello di trasformazione. Detto questo, sul mercato italiano sicuramente poi ci sono, come abbiamo visto anche stamattina in apertura, comparti, titoli che si possono comportare anche diversamente, perché il loro business può anche in certi casi esserne anche avvantaggiato, come soprattutto alcuni settori legati a energia, al gas, piuttosto che il settore della difesa. Ecco, proprio a proposito di settore energia e gas, oil and gas a Piazza Affari, tra i titoli più acquistati del nostro MFA Italy 40 questa mattina, le chiedo quanto margine di crescita, di rialzo hanno ancora, perché in realtà in altri paesi europei, se pensiamo a EDFE in Francia piuttosto che a Uniper in Germania, in realtà questo settore è apparso significativamente in difficoltà. Ecco, l'Italia forse quasi, insomma, un'eccezione rispetto a quello che accade nei vicini europei. Sì, diciamo che l'Italia, nonostante, diciamo, insomma, parliamo spesso male di tutto quello che combiniamo a livello di gestione del pubblico, è un paese che mi ha stupito recentemente vedere, per esempio, che il prezzo della benzina a livello europeo è stato fra i paesi dove è indubbio che c'è stato anche un intervento calmieratore da parte del governo, ma dove per esempio è stato finora fra i più bassi. Sulla benzina si è riusciti, sul gas è evidentemente più difficile, mentre invece alcuni paesi hanno visto veramente il prezzo salire anche del 40-50% rispetto a pre-guerra, mentre in Italia è salito tutto sommato non così elevato. Diciamo che lì dipende sicuramente dai contratti, nel caso di Uniper, nel caso del colosso tedesco, dove è dovuto intervenire con più di 10 miliardi il governo, vi erano dei contratti molto capestro da una parte nei confronti della Russia che forniva la materia prima, dall'altra parte a un certo punto in Germania hanno imposto a alcuni colossi come Uniper a offrire a prezzi molto bassi l'energia per non far saltare i conti, e questo ha provocato una leva micidiale per quella società. In Italia sicuramente non abbiamo visto effetti così negativi, però se vediamo anche l'andamento di alcuni utility, anche la stessa Enel, per quanto si sono comportate meglio, come giustamente notava, rispetto ad altri omologhi stranieri, non è stato sicuramente brillante, perché molto spesso queste società hanno comunque contratti dove pagano l'energia a prezzi cari, e non è poi così facile spesso in alcuni contratti riapplicare tutti gli aumenti di prezzo ai propri clienti al dettaglio.
Ecco, prima di concentrarci anche sui rendimenti dei bond governativi e poi chiaramente sul valutario con l'euro sotto la parità rispetto al dollaro questa mattina, restando sull'azionario, le voglio chiedere se in queste sedute appunto di ribassi caratterizzate dalle vendite ci possono essere invece occasioni d'acquisto proprio sulla debolezza. Lei come la vede? Ma diciamo, noi come consulenti finanziari indipendenti cerchiamo di mantenere un po' sulla parte più importante del patrimonio dei clienti sotto consulenza la barra dritta su una parte strategica che non si deve fare più di tanto influenzare troppo dal su e giù del mercato, dal pensare di capire dove andranno i mercati, perché questo non ci riesce quasi nessuno, vedendo anche l'andamento della maggior parte dei gestori cosiddetti attivi nei confronti dell'andamento del mercato nel tempo. Su una parte tattica sicuramente ci può essere qualche idea di entrare sul mercato. Diciamo che la mia preferenza o va sempre più o su strategie legate a momentum, dove in questo momento comunque il segnale che il mercato dà, nonostante il rimbalzo che c'è stato nelle settimane precedenti, ancora sono comunque ancora non così forti, di aumentare molto l'esposizione sull'azionario e anche su settori particolari, o se ci sono delle varie vere situazioni, diciamo, dall'altra parte, dal punto di vista discrezionale, invece l'altro, diciamo, potenziale motivo per andare a modificare i portafogli, sicuramente, ecco, nel settore dell'energia, delle materie prime, forse è quello che ancora rimane il più interessante, perché comunque se andiamo a vedere le valutazioni dal punto di vista dei fondamentali, se prendiamo lo spider, cosiddetto l'ETF sul settore dell'energia e gas americano, oggi vale circa 8 volte gli utili, che è quasi la metà del livello storico ed è quasi un 40-50% anche di più in meno rispetto agli indici azionari più allargati statunitensi. Quindi nel settore dell'energia in ogni caso è vero che i prezzi sono molto saliti, ma soprattutto del gas, ma comunque nel settore dell'energia e delle materie prime ancora probabilmente c'è del valore, perché molte di queste società hanno comunque generato una cassa strepitosa nell'ultimo anno e mezzo, due anni. Poi ci sono casi, questa mattina molto interessante l'articolo pubblicato da Fabio Pavese su Verità Affari, dove Gazprom al 30 agosto potrebbe addirittura arrivare a produrre 50 miliardi di dollari di utile e in tre anni ha fatto 80 miliardi. Credo che la capitalizzazione di borsa di Gazprom, per quanto oramai non è possibile negoziarle, oramai sia leggermente superiore agli utili prodotti in due anni, e questo dà l'idea di come queste società possono in alcuni periodi veramente restituire tutto quello che non hanno fatto negli anni precedenti. Però quello oggi è ancora un settore dove ci può essere ancora interesse, e quello legato naturalmente alle materie prime legate alla transizione energetica, dove anche lì però bisogna fare molte distinzioni, perché in questi ultimi mesi abbiamo visto anche il settore dell'eolico, delle rinnovabili salire molto, ma lì abbiamo anche, se andiamo a prendere anche i panieri degli indici, degli ETF medi, anche valutazioni anche di 60, 70, 80 volte gli utili, cioè andiamo comunque a, diciamo, a scommettere fra virgolette su tassi di crescita che dovranno essere molto alti senza nessun errore, nessuna sbavatura nell'execution, cosa che sui mercati anche delle imprese abbiamo visto che qualcosa nella carta degli imprevisti, delle probabilità può sempre andare anche contro. Ecco, intanto Milano tenta un mini rimbalzino, perché siamo in territorio positivo in questo momento per il nostro indice di riferimento, più 0,15%, poco sopra la parità, quota 22.199 punti, insomma almeno una parziale buona notizia. Ecco, le voglio chiedere invece, chi non accenna a rimbalzare è sicuramente l'euro sul dollaro, siamo sotto la parità questa mattina, le chiedo che livelli possiamo vedere nei prossimi mesi, quanto può scendere ancora il cambio euro-dollaro? Ma diciamo, un po' premesso che non sono un cambista, per quanto anche lì le statistiche non sono a favore dei cambisti, ovvero di tutti coloro che fanno previsioni sulle valute, che spesso si dimostrano andare poi nel segno opposto, o almeno valgono come una monetina. Sicuramente questa situazione non favorisce l'euro. Adesso ritornare a parlare anche che i tassi di interesse americani, che già di fatto sono alti, possono essere ancora rialzati, sicuramente sposta i flussi soprattutto verso il mercato americano, perché è più favorito a livello sicuramente geopolitico, a livello energetico. Oggi comunque, al di là del decennale americano, anche sul breve termine, su 1-3 anni americano, ottieni già dei rendimenti dell'1,5-2%, e quindi questo rispetto ai rendimenti molto miseri che offre
stessa Europa sul breve termine, sicuramente questo fa da magnete per i flussi internazionali che comunque considerano il dollaro sicuramente in questa fase, ripeto, in questa fase qualcosa di più sicuro. Nel medio-lungo termine, se dovessi, diciamo, lanciarmi una previsione, tutto quello che sta accadendo anche in queste settimane, in questi mesi con la guerra, e anche tutto ciò che riguarda le sanzioni e tutto come è stato gestito, non so se il dollaro riuscirà sempre comunque a mantenere questo potere così forte e attrattivo, perché abbiamo visto qualche settimana, ancora poco più di 7-10 giorni fa, che la Cina ha iniziato a diminuire le proprie riserve valutarie in dollaro e diciamo che aver deciso di intervenire su quello che il mio amico Riccardo Ruggeri chiama uno dei tabernacoli del sistema capitalistico come lo SWIFT, iniziare a mettere tutte queste sanzioni, può iniziare a alcuni investitori e non solo quelli bassi ma anche quelli altissimi a mettere alcuni dubbi sul fatto che se ci sono dei problemi, come si è dimostrato adesso fra il blocco russo e il resto del mondo, soprattutto occidentale, si modificano le regole del gioco, qualcuno dice, beh, se è così, allora a questo punto anche sul mercato globale dei capitali non mi fido ciecamente di tutto questo sistema e quindi anche il dollaro nel tempo, superato questa fase, potrebbe, se non si ricompongono a livello, diciamo quasi con una nuova IALTA, le posizioni fra i paesi, potrebbe essere considerato non così sicuro anche il dollaro. Prima di salutarla le voglio chiedere però anche di Montepaschi di Siena, che ieri ha aggiornato i suoi minimi storici. Di fatto andiamo a vedere come si muove questa mattina il titolo Montepaschi di Siena, l'effetto pesa in borsa, l'annuncio, quello che è emerso, vale a dire che l'aumento di capitale che approderà sul mercato in autunno da 2 miliardi e mezzo di euro sarà scindibile. Ecco, quindi proseguono le vendite sul titolo, meno 2,58%, dicevamo, quindi un aumento di capitale che sarà scindibile, quindi vale a dire MPS pronta ad accontentarsi anche solo di parte dell'aumento qualora non venisse sottoscritto per intero. Questo ci fa capire come di fatto le attese per quanto riguarda l'aumento di capitale siano, insomma, non molto positive, insomma, non ci si aspetta una risposta molto positiva dal mercato. È così che dobbiamo leggere questa notizia? Sì, diciamo che poi basta mettere insieme qualche numero. A oggi credo che valga 380 milioni di euro la capitalizzazione di Banca di Montepaschi di Siena. Chiedere al mercato 2,5 miliardi di euro significa chiedere veramente una cifra mostruosa, dove da una parte è vero che lo Stato, che oggi credo che abbia circa il 64%, ha già dichiarato che emetterà a babbo morto, come ha messo nel passato, visto che vedendo quello che è successo ne metterà 1,6, gli altri 900 milioni di euro che il mercato li metta spontaneamente e non spintaneamente inizia a essere veramente molto difficile. Lo stesso voci adesso degli ultimi giorni dicevano che mentre era stato annunciato con grande giubile, grande entusiasmo che questo aumento sarebbe stato inscindibile, si sarebbe fatto, adesso si inizia a parlare che potrebbe essere fatto in due fasi, del tipo che forse anche le stesse banche che fanno parte del consorzio di garanzia, oltre a chiedere condizioni sempre più alte, ci stanno pensando. Oltretutto è una banca che ricordiamo che solo qualche mese fa, credo non più tardi di Pasqua, si sembrava che fosse stata rimessa a posto, si parlava anche di un bilancio con utili che iniziavano a venire fuori dopo la nuova gestione presa dal nuovo numero uno, e oggi con l'aumento di capitale verrà anche approvata una svalutazione del capitale di quasi 4 miliardi e mezzo, 5 miliardi di capitale per perdite ancora da conteggiare. Quindi sicuramente è una grana molto grossa che capita anche nel momento più inopportuno, in un periodo dove c'è anche un cambio di governo e dove, diciamo, questa patata bollente diventa molto difficile da gestire sia in Italia sia anche nei confronti dell'Europa. Quanto chiaro, grazie. Grazie per essere stato con noi, Salvatore Gazziano, Soldi Expert SCF. Grazie a voi.